altro progetto che diventa realtà, inaugurato a Fano il parcheggio dell'ex Foro Boario, un'area più sicura, ordinata e illuminata con quasi 400 stalli gratuiti per auto, bici e moto. Scoperto a Iesi un secondo caso di dengue, la malattia infettiva trasmessa da punture di zanzare, partita la disinfestazione nel quartiere San Giuseppe, il comune raccomanda di tenere porte e finestre chiuse e non transitare nella zona durante il trattamento. Maxi discarica Riceci, oggi il consiglio di amministrazione all'esterno di Marche Multiservizi, attivisti in protesta. Dobbiamo riuscire a dire basta a tutti quei progetti che nascono con lo solo scopo di fare utili a danno del nostro ambiente. Schlein al fianco di Matteo Ricci alla festa dell'Unità 2023, la segretaria nazionale del PD accolta a Baia Flaminia da 400 persone. Stop al progetto per la realizzazione del centro per l'autismo a Pesaro in via Vatielli. Biancani tuona, persi anni di lavoro. 38 anni e non sentirli, a Tre Ponti di Fano la festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta ha confermato un grande successo di pubblico tra musica, balli, buon cibo e tanta allegria. Lunedì 24 luglio, benvenuti cari telespettatori di Fano TV a Occhio alla Notizia. Sabato mattina è stato inaugurato il tanto atteso parcheggio del Foro Boario dopo mesi di lavori iniziati a gennaio del 2023. C'era per noi Cristiana Guerra. Siamo al Foro Boario perché è stato inaugurato il parcheggio, da tempo oggetto di riqualificazione e sistemazione. Un'area funzionale a servizio dell'intera città. Oggi è una bella giornata per la città di Fano. Sicuramente restituiamo questo parcheggio dopo un correre veramente velocissimo, con una ditta adempiente a tutti gli effetti, che è stata efficace e ci ha permesso di mantenere una scadenza importante che era appunto luglio. Luglio per riconsegnare un parcheggio con 322 stalli per auto, 45 per bici, 10 per moto, 12 per persone con disabilità, 2 per persone con maternità. In effetti all'inizio, se vedete, abbiamo proprio dedicato una zona alle fragilità e spalmando anche dei parcheggi invece per disabili all'interno di ogni singola corsia. Abbiamo abbattuto, è vero, 21 alberature per problemi logistici della mobilità e anche di nuovi stalli per metterli in ordine, ma ne abbiamo ripiantumati 31. E soprattutto ci tengo a dire che è stato dato ancora maggior sicurezza a quello che è il verde, perché sono state fatte delle cordolature a ridosso, diciamo, degli alberi, proprio per non permettere più, come succedeva prima, di andare a ridosso con le macchine. Ma soprattutto il tema più importante è che finalmente c'è luce in questo parcheggio, quindi c'è sicurezza, lo si può attraversare di giorno e di notte al meglio. Anche io, che sono una donna e spesso di notte venivo a parcheggiare, devo riconoscere che non mi sentivo così sicura, invece oggi lo sono. Spesa totale? La spesa totale, l'investimento è di 800.000 euro, ricordiamo che 200.000 euro siamo riuscite ad ottenerle grazie a un finanziamento regionale al quale ci siamo candidati, e quindi ecco, oggi volge al suo termine una pagina della città di cui sono molto contenta e che voglio raccontare, ringraziando veramente tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare sino a qui. Una bella risposta alla città dopo 7 mesi di lavoro. Sì, questo era un altro di quei temi posti dalla città, da quando mi sono insediato, un impegno che avevamo preso, ma vi voglio togliere anche una soddisfazione. Questa è un'ulteriore risposta a tutti quelli che facevano ironia e criticavano: siamo la città dei rendering. Il tempo è galantuomo, i rendering stanno diventando tutti realtà, e penso che un'amministrazione, la migliore risposta che possa dare alla propria cittadinanza siano i fatti, e questa è un'altra risposta di fatti. Oggi abbiamo inaugurato il nuovo parcheggio del Foro Boario, un parcheggio che era una situazione indecorosa, in una situazione di insicurezza. Io ricordo tantissime richieste
richieste, tantissime lamentele. Oggi abbiamo un bellissimo parcheggio con posti aumentati, un'illuminazione per la notte, quindi un parcheggio più sicuro e soprattutto anche più bello, che va a migliorare il servizio della qualità della città e va a migliorare la città nel suo insieme. Quindi non nascondo la soddisfazione, ma soprattutto è una bella risposta a tutti coloro che non perdono occasione per fare una polemica, perché anche su questo le critiche non erano mancate, ma penso oggi siano tutte superate con i fatti, con questa bella realizzazione. Accertato a Iesi, siamo nella provincia di Ancona, un secondo caso di dengue, la malattia infettiva trasmessa da punture di zanzare. Lo scorso 6 luglio ne era stato individuato un altro in un giovane rientrato da un viaggio all'estero ed era scattata la disinfestazione. Il comune ha disposto da ieri sera, domenica 23 luglio, e per 3 sere consecutive dalle ore 21:30 la disinfestazione nel quartiere San Giuseppe. Attraverso i social, l'amministrazione comunale ha raccomandato alla popolazione di evitare di transitare e sostare in zona durante il trattamento, tenere porte e finestre chiuse e non lasciare indumenti all'aperto, evitare l'utilizzo del giardino da parte dei bambini e degli animali nelle 6 ore successive al trattamento e di attendere almeno 2 giorni prima di consumare ortaggi e frutta negli orti interessati dall'intervento. E ci spostiamo a Senigallia, dove da domani sera, dalle ore 19 a 1 di notte, davanti alla rotonda sul mare, la Polizia Stradale di Ancona e del distaccamento di Senigallia saranno presenti con il pullman azzurro della Polizia di Stato e la Lamborghini per la campagna "E state con noi". Si tratta di una campagna di sensibilizzazione attraverso la quale gli agenti parlano ai giovani in materia di guida sicura, rispetto delle regole del codice della strada, attraverso uno stand divulgativo, ma soprattutto con l'aula didattica itinerante del pullman azzurro. Sarà presente anche la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue. La campagna è partita il 30 di giugno e proseguirà fino al 3 settembre nei centri estivi e balneari della costa italiana per raggiungere il maggior numero di utenti, residenti e turisti. E cambiamo argomento. In contemporanea con il consiglio di amministrazione presso la sede di Marche Multiservizi si è svolto il sit-in di protesta degli attivisti contro la maxi discarica di Riceci. Io credo che debbano anche loro trovare il coraggio che abbiamo noi attivisti, essere in piazza. Un consiglio d'amministrazione importante per decidere sul futuro della maxi discarica a Riceci, nel mentre all'esterno degli uffici di Marche Multiservizi si è svolta una protesta organizzata dagli attivisti. La discarica, ovviamente, i cittadini della zona di Riceci, di Petriano, sono rimasti all'inizio sorpresi e increduli che potesse avvenire una cosa del genere. E poi anche da Urbino il fatto che uno dei paesaggi più importanti a livello storico e naturalistico della zona potesse addirittura ospitare una discarica di 5 milioni di metri cubi, quindi ci si è resi conto, però poi ci si è resi conto che era vero, non si stava scherzando, non era una beffa crudele, ma era proprio un progetto monumentale di una delle più invasive, tossiche e distruttive discariche mai viste nella nostra regione. Quindi i cittadini hanno cominciato a unirsi, hanno creduto che ancora, che nonostante di mezzo ci siano politici, ci siano aziende fortissime, ci siano capitali enormi, il cittadino può ancora dire la sua, può ancora tentare di fare la differenza. La stampa, sicuramente alcuna stampa ha aiutato, i media sono stati vicini ai cittadini e diciamo che ora siamo a un punto dove almeno tante verità sono venute fuori. Era veramente una follia, era qualcosa di ingiusto, qualcosa di inopportuno, qualcosa di pericoloso per la salute, per l'ambiente, per tutto. Ora speriamo in un voto sensato in questo momento, anche perché stanno rischiando tanto e lo sanno anche loro, non si scherza più con i cittadini e con l'ambiente, e speriamo che si possa chiudere questa vicenda, altrimenti i cittadini crescono, sono sempre di più, diventano veramente una valanga di dissenso e sicuramente non accetteranno di vedere questa discarica. Vogliamo aggiungere una cosa molto importante, che noi saremo ugualmente contrari se questo impianto verrà comunque spostato in qualsiasi altro luogo, perché non dobbiamo batterci semplicemente sulla localizzazione dell'impianto, ma dobbiamo
imparare, dobbiamo riuscire a dire basta a tutti quei progetti che nascono con lo solo scopo di fare utili a danno del nostro ambiente, della nostra salute e del nostro territorio. Noi qua vogliamo ribadire il nostro no categorico a questo progetto, perché è casa nostra, nessuno ce l'ha chiesta questa discarica, e lì viviamo, investiamo, abbiamo terreni, famiglie e tutto il resto. Verrebbe a crearsi una discarica vicinissima a un paese, in un posto che non sono io a dirlo, ormai lo dicono tutti, che è uno dei più belli della provincia, posto tra un sito che è patrimonio dell'UNESCO, un sito che è borgo tra i più belli d'Italia, e quindi lì la discarica non ha nessun senso. Cosa aspettarsi dal Consiglio invece di questa sera? Io mi aspetto una presa di posizione finalmente netta, che sia il frutto anche di una consapevolezza, cioè che la cittadinanza da Pesaro a Urbino e oltre questa discarica non la vuole. Quindi io mi auguro che il CDA possa veramente instradare il tutto verso una risoluzione del problema. Perde il controllo della bici e cade battendo con la spalla destra contro la parte posteriore di un furgone che stava transitando in via Roma. È successo questa mattina alle 10:20 a Fano, all'altezza del Civico 32. Il ciclista, un uomo del posto di 76 anni, è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso. E un'altra ciclista è rimasta ferita in un incidente avvenuto oggi a Fano poco prima delle ore 8. Una fanese di 39 anni stava percorrendo a bordo di una moto Honda 125 via Rosmini in direzione Monte quando, nell'immettersi su via Papiria, non si è accorta della ciclista, una trentenne di Brindisi domiciliata a Fano, che nel frangente percorreva la pista ciclabile contromano. A seguito dell'urto, la trentenne è stata trasportata in codice verde all'ospedale Santa Croce. In entrambi i casi è intervenuta la polizia locale per i rilievi di legge. Per una città del futuro, sempre più verde, tecnologica, sociale e viva, serve programmazione, pianificazione, coerenza nelle politiche e sguardo lungo. Lo ha detto il sindaco Matteo Ricci, intervenuto alla festa dell'Unità a Pesaro. In questi anni, ha ricordato, sono arrivati circa 1,7 miliardi di finanziamenti, per il 20% già realizzati, per l'80% che si realizzerà. È la grande eredità che negli anni a venire continuerà a cambiare il volto della città e avrà un effetto moltiplicatore per la crescita e per il lavoro delle nuove generazioni. Occasioni storiche, ha aggiunto Ricci, come l'arretramento della ferrovia, un finanziamento di 1,2 miliardi solo per il nodo di Pesaro. E la capitale italiana della cultura 2024 ha proseguito da depositare nell'opinione pubblica per averne benefici per decenni. Il sindaco, affiancato dagli assessori Murgia e Vimini, ha poi ricordato i finanziamenti per il sociale, la scuola e la cultura. E continuiamo a parlare della festa dell'Unità. Venerdì sera, sul palco allestito a Baia Flaminia, è intervenuta la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Elly Schlein a Pesaro in occasione della festa dell'Unità 2023. La segretaria nazionale del Partito Democratico è stata accolta da 400 persone. Diversi temi trattati durante l'intervento sul palco a Baia Flaminia, dal salario minimo al cambiamento climatico. Siamo qui per rinsaldare i fili della nostra comunità. Sono molto felice del lavoro che si sta facendo sui territori. Vengo adesso da Cesena, questa è un'altra regione importante con una presenza capillare del partito. Queste feste sono il momento per noi per rilanciare le nostre battaglie politiche. Le battaglie politiche che stiamo facendo sono quella sul salario minimo, che sta facendo finalmente discutere il paese grazie anche all'unità delle opposizioni su una proposta che il governo e la maggioranza stanno cercando di respingere, e credo che sia un errore enorme quella di non considerare la situazione di 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Noi continuiamo a spingere e a chiedere invece a questa maggioranza di approvare insieme a noi una misura che sarebbe indispensabile
indispensabile per riuscire a estirpare questa piaga sociale che è il lavoro povero in Italia. Ma siamo qui anche per parlare di salute pubblica, siamo qui per parlare di clima, perché so che anche oggi anche questo territorio è stato nuovamente colpito da eventi climatici estremi, da una fortissima grandinata che produce danni. Arriviamo ora da altre visite ai territori colpiti dall'alluvione di maggio, Mercato Saraceno, un territorio colpito da molte frane. Ero stata qui proprio col sindaco Matteo Ricci a visitare le frane di questo territorio, della provincia di Pesaro. Anche qui non devono mancare le risposte, perché più aspettiamo per fare i cantieri, più perdiamo una finestra fondamentale per prevenire eventuali disastri futuri. Quindi io continuo a fare appello al governo che metta in campo le risorse che servono. Si tratta di miliardi di danni quantificati, bisogna che le risposte arrivino in fretta. Alla domanda riguardante la candidatura di Matteo Ricci alle europee, la segretaria nazionale del PD ha risposto così. Matteo Ricci è un grande amministratore che sta lavorando molto bene per il suo territorio, siamo al suo fianco qui stasera anche per rimettere al centro i bisogni della comunità di questa città. E il servizio era di Marco Lonigro. La Regione Marche ha bloccato il progetto per la realizzazione del centro per l'autismo a Pesaro. La decisione, comunicata la settimana scorsa, non è stata gradita dal vicepresidente del Consiglio, Andrea Biancani. Sentiamo. La nascita a Pesaro di un centro per l'autismo sembrava praticamente cosa fatta, ma la Regione Marche, tramite l'assessore regionale Filippo Saltamartini, ha comunicato nei giorni scorsi che il centro non sorgerà in via Vatielli, dove era previsto, al posto dell'ex asilo. Secondo la Regione, il progetto per la realizzazione della centrale operativa territoriale, prevista nello stesso punto, limiterebbe la funzionalità del nuovo centro per l'autismo. Sarà necessario quindi cercare una nuova collocazione. Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale, si è espresso così sulla questione. Un argomento che sto portando avanti ormai da oltre 5 anni, perché ritengo che la città di Pesaro si debba dotare appunto di un centro per l'autismo molto importante, non solo per le persone in qualche modo che soffrono di autismo, ma soprattutto per le loro famiglie. Nel 2018, con la precedente legislatura regionale, avevamo previsto le risorse per poterlo realizzare. Nel 2019 abbiamo individuato un locale, che è l'ex asilo di via Vatielli, via Alfano, e poi ovviamente nel 2020 c'è stato il cambio, ci sono state le votazioni. Buonasera, e da quando sono partiti, io ho presentato 5 interrogazioni per sollecitare la nuova giunta regionale. A 2 anni e mezzo, dopo aver fatto 5 interrogazioni e avermi sempre garantito che quello poteva essere lo spazio adatto, è venuto fuori che questo spazio è incompatibile rispetto alla centrale operativa territoriale. Centrale operativa territoriale che l'attuale giunta regionale ha previsto in questo centro appena un anno fa. Io avevo denunciato da subito la incompatibilità delle due strutture, mi hanno detto che ero un demagogo e che stavo facendo una campagna, che un terrorismo psicologico nei confronti delle famiglie. Ebbene, l'altro giorno c'è stata la risposta ed è stato confermato che le due strutture sono incompatibili, quindi hanno deciso di non fare più il centro per l'autismo nell'ex asilo, e ad oggi, a 5 anni, occorre ripartire da capo, occorre individuare un nuovo spazio. Ricordo che appena 2 mesi fa la stessa giunta regionale ha proposto una variante urbanistica che è stata approvata in consiglio comunale, quindi veramente non hanno la capacità di poter programmare, di poter pensare a programmare quelle che sono le strutture di cui il territorio ha bisogno, ma a rimetterci saranno sicuramente le famiglie. Ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni pubblicate direttamente sul nostro gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada. A Gimarra di Fano, più esattamente in via Padalino, ieri sera un grosso ramo di leccio è caduto a terra, per fortuna senza gravi conseguenze, visto che nessuno in quel momento stava transitando sulla strada. Si è sfiorata la tragedia, riporta il cittadino, qui mancano le potature e il comune ci tratta come cittadini di serie B. Tipo, sono a posto. Sono a posto le piante, sì, sono a posto. Infatti, a posto la pianta. Ed ora apriamo la pagina degli eventi. 2 giornate di festeggiamenti a Fermignano
in occasione della ricorrenza dedicata a Santa Veneranda, patrona della comunità locale. Il programma, organizzato dalla parrocchia in collaborazione con il Comune, inizierà domani, martedì 25 luglio, alle 17.30 con i Vespri Solenni e la benedizione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Santa Veneranda. Alle 18 la Santa Messa, che sarà seguita alle ore 21 dal tradizionale concerto sulla scalinata di piazza Don Minzoni. Le celebrazioni proseguiranno mercoledì con la Santa Messa per Leanna e i Vespri Solenni. Poi alle 18 in Corso Bramante verranno consegnati la cittadinanza onoraria a Monsignor Giuseppe Tabarini e gli attestati di benemerenza all'ASD Fermignanese 1923, ai Vichinghi Baskin e alla ginnasta Chiara Domenicucci. Saranno premiati con gli attestati di merito anche gli studenti fermignanesi, ragazzi eccellenti che hanno ottenuto importanti risultati nel corso dell'ultimo anno scolastico. Alle 21 poi la giornata si concluderà con la messa solenne di fronte alla torre medievale officiata dal vescovo Sandro Salvucci. Seguirà la processione con il corpo bandistico nelle vie del paese. Anche quest'estate il settore adulti dell'Azione Cattolica Diocesana propone giovedì 27 luglio a Fano la consueta piacevole serata estiva di incontro, riflessione e musica. La voce di Maria, questo è il titolo dell'iniziativa, si propone un itinerario alla scoperta della Madonna a partire dalle opere artistiche che la rappresentano contenute in Duomo per poi passare alla Chiesa del Gonfalone per una lettura e un approfondimento con Maurizio Barchiesi, monaco di Monte Giove, insieme alla musica dal vivo con Linda e i Brigadieri. L'appuntamento è gratuito ed è aperto a tutti e prevede il ritrovo alle ore 21 davanti all'Arco d'Augusto. E continuiamo con la pagina degli eventi. Ieri sera a Treponti di Fano si è conclusa la festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta. La 38esima edizione ha confermato un grande successo di pubblico in tutte e tre le giornate dell'evento. Duemila cresce sfornate, musica, animazioni per bambini e tanta allegria. Sono state circa 3.000 le persone che da venerdì a domenica hanno affollato gli ampi spazi della cooperativa Treponti per l'evento di quartiere più antico della città di Fano, la festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta, un format ormai consolidato dove le grandi orchestre di liscio e le scuole di ballo del territorio fanno tappa fissa e dove poter assaggiare specialità gastronomiche in un ambiente piacevole e familiare. Il tutto grazie alle decine di volontari guidati dal presidente Gino Bartolucci. Beh, li lancio. Il tempo è stato dalla nostra, perché dobbiamo pensare che venerdì eravamo partiti il pomeriggio alle 4 che il tempo metteva pioggia, no? Pioveva a Pesaro, pioveva a Cantiano, pioveva a Gabice, perciò c'era il rischio di saltare. Invece sono state tre serate spettacolari, inutile dire che Treponti, parliamo di 38esima edizione, non parliamo di ieri, perciò una festa oramai che aspetta la città, aspetta l'entroterra, aspetta la gente semplice come noi che gli piace mangiare un piatto di tortellini fatti in casa o un piatto di oca o una cresciamatta che è il nostro cavallo di battaglia. Naturalmente il ringraziamento va a tutta quella gente che intorno a me lavora. A riscuotere un grande successo anche gli eventi organizzati all'Arena BCC, dove venerdì sera è andata in scena la compagnia di Aletale Gaff, mentre sabato i comici del San Costanzo Show alla presenza di quasi 1.000 persone, un mix perfetto che ha riempito tutte le aree della cooperativa. Assessore, anche questa terza e ultima giornata di questa meravigliosa festa è l'espressione di una comunità che è presente, molto attiva e si vuole divertire. Sì, è veramente una fantastica serata, tre fantastiche serate. Oggi qua sono tante magliette blu che si adoperano per questa cresciamatta e che creano un contesto dove tante persone, veramente tantissimi, hanno partecipato, possono stare insieme, dialogare, ascoltare buona musica, mangiare dell'ottima gastronomia
e valorizzare un quartiere della nostra città, e questa è l'importanza di tutte queste manifestazioni che avvengono nelle periferie. Valorizzare le periferie ma creare anche comunità. Le prime due manifestazioni nella città di Fano nei quartieri sono state la festa del mare di Ponte Sasso e la crescita dei Tre Ponti. Da lì si è aperto un mondo di quartieri che con una serie di eventi esprimono il loro valore, esprimono la loro comunità. Quindi lunga vita ai quartieri che fanno queste attività. Come va? Tutto bene, grazie. Stiamo aspettando di mangiare. Siete di Fano? No, di Pesaro. Ah bene, la prima volta qua alla festa della crescita? Sì, per me sì. Come sta andando? Ah, benissimo. Ma siete anche dei ballerini? Eravamo. Ora, di dove siete? Marotta. Che cos'è che vi piace di più di questa festa? Ma in genere un po' tutto. Questa sera siamo andati a crescita. A crescita stasera. E ci sono anche i piccoli, 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 giovanissimi. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Giovanni. Mamma mia, ma quanti anni hai? Tre anni. E ti stai divertendo? Sì. Ciao. Come sta andando la festa? Bella festa, ci stiamo divertendo, piena di gente ed è piacevole comunque stare qui. Dopo due anni di pandemia ci vogliono proprio queste feste, anzi più ce ne sono e meglio è. Ha un paio di scarpe tecniche per ballare. Sì, però. Complimenti, l'ho visto ballare. Grazie, però normale. Non lei balla con suo marito da molto tempo? Oh, mio marito. Sì, è molto, sì. Venite qui anche per questa occasione, per poter ballare, per poter ballare, sì, noi andiamo a ballare. Cosa ha mangiato di buono? Loca. Loca? E com'era quest'oca? E le patate. E le patate. Buonissime. Buone? Buonissime. Vuole fare un saluto a Fano TV? Grazie, grazie. Ciao, 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 ciao. Siamo ripartiti alla grande, la gente l'aspettava e noi ci siamo qua, e il 30 d'ottobre festeggeremo una bella realtà che è la cooperativa Tre Ponti, una realtà importante per la città, perché noi non siamo politici, vediamo la politica a 360 gradi, vediamo le associazioni a 360 gradi, perciò siamo aperti a questa città che è la più bella del mondo. Lunga vita alla cooperativa Tre Ponti. Grazie. I campionati europei juniores della specialità della raffa che si sono svolti a Roma si sono trasformati in un trionfo per le bocce marchigiane oltre che per quelle italiane. Nella rappresentativa femminile due delle convocate in maglia azzurra erano della nostra regione ed entrambe hanno centrato la medaglia d'oro e il titolo continentale. Sofia Pistolesi, 15 anni, della società bocciofila Montegranaro e Amelia Piastra, 16 anni, della società bocciofila metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, hanno vinto insieme la specialità della coppia femminile. Pistolesi si è concessa poi il lusso di fare il bis e di vincere insieme all'atleta umbro Alessandro Alimenti anche nella specialità della coppia mista. Visti i problemi tecnici avuti durante la messa in onda dello scorso venerdì, questa sera vi riproponiamo la storia di Jacopo Primavera, atleta dell'anno paralimpico di bocce che da tre anni collabora con i centri estivi Jump. Lo ha intervistato per noi Esther Musco. Chi l'ha detto che le bocce è uno sport adulti? Ce lo dimostra Jacopo Primavera, atleta italiano con sindrome di Down, campione in carica per la disciplina delle bocce DIR, che ha trionfato lo scorso ottobre a Trevi sia per la disciplina del singolo che per l'attività in coppia C21. Sono qui per raccontare la mia esperienza col mondo dello sport, bocce, con l'aiuto dei miei allenatori Adriano Frattini, Giovanni Iacucci e Romano Giovannini. Mi hanno raccolto bene, mi hanno allenati tutti i giorni. Volevo ringraziare perché ho portato due medaglie d'oro a Viadore e la coppia. E allora voglio ringraziare a tutti
compreso anche la mia educatrice che mi segue da 2003 e anche Giorgio che mi ha aiutato in questi anni con il rugby. Quella delle bocce è una passione nata per gioco grazie alla mamma Francesca. Ti sei scoperto appassionato di bocce dopo aver provato altri sport oppure la passione è stato un amore a prima boccia? È veramente la prima boccia che ho preso lo sport. Dopo passati gli anni da piccolo ho seguito oltre le bocce, calcio, basket e nuoto. Quanto tempo hai dedicato? Impegno, giusto? Con l'impegno che da mia madre per scherzo mi mandava a giocare le bocce. E allora sì, questa è un'aspirazione molto importante per lo sport. Jacopo insegna ad avvicinare al mondo delle bocce anche i più piccoli, con pazienza e devozione. Delle bocce, dei bambini, qui nel nostro centro Jump. Quella che affeziona molto è la Beatrice, che è bravissima, con l'aiuto delle regole che gli ho dato, e gli altri bambini sono contenti anche loro. E visto che eravamo con un campione, ne abbiamo approfittato per avere due dritte vincenti ed essere performanti con questo sport. Qual è il segreto per giocare bene a bocce? Lo diciamo a chi ci sta seguendo, chi vuole iniziare anche a fare questo sport. Cosa vogliamo dire a chi per la prima volta si approccia a questo tipo di sport? Allora, come tipo di sport, soprattutto il segreto delle bocce è amminare al punto. Soddisfatto delle sue vittorie, ci mostra con orgoglio le sue medaglie e il suo trofeo. Le due medaglie d'oro è la coppia, sì, e duale. Ho preso la medaglia di bronzo, la coppia e duale dell'oro. Jacopo da 3 anni, durante la pausa estiva, collabora con i centri Jump come aiuto educatore a testimonianza di un'inclusione a tutti gli effetti. Io dico sempre, ognuno a suo modo. Ho introdotto Jacopo insomma nel mondo Jump perché l'ho seguito durante il suo percorso scolastico. Abbiamo pensato bene di farlo lavorare con noi. Ha fatto, come tutti i ragazzi aiutanti che sono al Jump, il corso da aiuto educatore. Sono 3 anni che è qui con noi e per noi è un aiuto effettivo. Fa i nostri stessi orari, alle nostre stesse mansioni. Ha avuto proprio questa risonanza perché insomma è inclusione vera, non a parole. E proprio l'inclusione è uno dei tanti obiettivi che perseguono i centri già. Abbiamo già una collaborazione anche con i servizi educativi del Comune di Fano che ci aiuta e ci agevola in questa cosa qua, soprattutto sull'utenza ma anche sui più grandi, quindi chi può far parte dello staff. E onestamente il nostro metodo è molto, diciamo, libero in certe situazioni, quindi lasciamo fare, provare. Questo vale anche per lo staff, per ragazzi come Jacopo o altri che si mettono in discussione e portano dei buoni risultati. Abbiamo chiesto al campione quali sono i suoi progetti futuri. Il 22 di settembre a Castelfidardo, il 1 di dicembre a Colla Combattente e il 21-22 di ottobre a Padova. E ai futuri traguardi di Jacopo a noi non resta che augurare forza. Ya, siamo tutti con te. E bravo Jacopo, questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato ai 100 anni di Aldo Luzietti, che ha festeggiato questo grande traguardo insieme ad amici, parenti e autorità a Sant'Orso di Fano. Ed è veramente tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi.